7:16 minuti, giovanotti, ricordi di vivere. Buongiorno ancora a tutti quanti, a tutte quante collegate in questo momento. E questa mattina iniziamo subito con degli ospiti in studio, perché parliamo di musica. Parliamo di musica etnica, musica particolare, musica che, anzi, di la musica non ha confini. Perché c'è stato un concerto interculturale proprio domenica a Villa Clerici. Ma per parlarne sono venuti qui con noi dei graditissimi ospiti. Tra coloro c'è Cinara Shirin. Buongiorno Cinara. Buongiorno e buongiorno anche a Sabina Mamadova e Sahib Pashanzadeh. It's correct, all right. Yes, exactly. All right, okay. So, too close to the microphone when you need to speak. Good morning. All right, good morning, welcome to Milan. Allora, che cosa, raccontateci un po', che cosa è successo ieri, che tipo di concerto è stato? Abbiamo riuscito di ottenere questo lavoro, e per questo innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori, il Clavicembolo Verdi, Gallerie d'Arte Sacra dei Contemporanei, Villa Clerici, Maestro Angelo Mantovani, che ha fatto il lavoro, ha coordinato tutto. Sì. Un saluto al grande Maestro Mantovani. Quindi... ovviamente il messaggio di questo concerto era la musica, la lingua di musica che unisce tutti. Tu, Cinara, sei una cantante, no? Cantante lirica, mezzo, no? Soprano. Mezzo soprano, ecco, che tecnicamente so che sono tante differenze. Invece sono altri maestri anche loro, nel senso che anche loro, nel loro sono... Cosa cantano, cosa suonano, cosa... Allora, Sabina Mamadova, lei è pianista. Pianista, okay. Bravissima pianista. Invece Sahib Pashanzadeh, lui suona tar, questo tar. Strumento nazionale nostro, musicale. E lui è anche artista onorato dal governo di Azerbaijan, persona molto conosciuta, che gira il mondo. Quindi sono contenta che anche ha trovato il tempo. E è stata fortuna di essere insieme qui, di fare il concerto a Milano proprio. E allora io subito una domanda per il maestro, no? Com'è esportare in Europa uno strumento a noi sconosciuto, ma che per voi invece è fondamentale nella vostra cultura musicale, non solo? Ah, questa domanda... Sì, glielo puoi chiedere, grazie. Il tar, appunto, questo strumento musicale tipico, no, dell'Azerbaigian, che è molto utilizzato nella musica azera, ma che in Italia, come in Europa, si conosce poco, no? Quindi com'è? Sentiamo, prego. Azerbaijan vatandaşı olarak, bir Azerbaycanlı olarak, Azerbaycan'ın şah aleti olan, milli aletlerinden olan tarı dünyada temsil eden de elbette ki bir vasıta olarak, birinci olarak sen o, eğer Azerbaycanlı hissedirsen sözünü, ne zaman ki sen tarı çalırsan, en zamanda sen bütün Azerbaycan'a təqdim edersin, bütün Azerbaycan'ın medeniyetini, bütün Azerbaycan'ın... Okay, traduci intanto la prima parte. Sì, lui prima di tutto ha detto che ringrazio tutto, ringrazio tanto lei, Fabio, grazie, per l'invito. Prego. È stato contento di essere qui anche questa mattina. E poi dicendo che... ha detto che essendo cittadina di Azerbaijan o persona azera, è molto importante, perché tar, strumento nazionale, proprio quando suona tar noi sentiamo in sangue questa musica, quindi lui è sempre contento di presentare, di raccontare di questo strumento e ovviamente di fare conoscere con piacere, con grande responsabilità. Ma dopo poi lo sentiremo anche, perché so che ha portato lo strumento, no? Ce l'abbiamo dopo, sì. dopo sentiremo anche. Com'è invece, chiedo alla nostra ospite, invece, com'è il pubblico italiano? Come risponde Sabina al pubblico, alla musica dell'Azerbaijan? Niente già va pubblico, niente si già va per i piani, si sta di meledi, sentare l'Azerbaijan e fa presvedenia. Çok, çok istikarşılardılar, çok benim gözlediğimden bile güzel karşılandım Azerbaycan musikisi. Biz hemşe üreyle necə de öz musikimizi təmsil edirik. Bütün neyinki Almanya'da, İtalya'da, müxtəlif ölkələrde ve hemşe de məhz bu musikini çok güzel insanlar karşılar ve hemen o... Ovviamente prima del concerto abbiamo avuto questo, siamo state molto emozionate, perché loro non sapevano come pubblica, come reagiscono le persone, ovviamente. Ma davvero ieri il concerto
è andato benissimo. E la musica è stata accettata, piaciuta, quindi siamo contenti che ha apprezzato il nostro concerto, esibizione dei nostri brani, perché il concerto è stato, noi abbiamo creato nel programma, quindi c'erano brani italiani, arie di opera, uh-huh, anche brani classici azeri, strumentali per pianoforte, ovviamente per me, che ho cantato, per esempio ho esibito aria di Santuzza, di Pietro Mascagni, ho esibito di aria Seville, dall'opera Seville di Fikret Amirov, che io compositori azero, quindi... Poi abbiamo fatto tutto con grande responsabilità, quindi la musica e il testo che ho cantato abbiamo tradotto in italiano per fare capire a tutti di cosa sto, di cosa sì, volevamo. Beh, tu il pubblico italiano lo conosci ormai molto bene, no? Cioè, certo. Sono, quanti anni è che ormai calchi i nostri palcoscenici? Tantissimi anni ormai. Animano, da 7 anni. Insomma, infatti. Però immagino che insomma sia sempre emozionante portare la propria musica, la musica delle proprie radici, no? Nella nostra cultura. Può essere la musica un buon strumento per unire i paesi, unire, esatto, i popoli, unire le persone? Ovviamente questo proprio evento che abbiamo fatto ieri era per... La musica non ha confini, il linguaggio di musica unisce tutti, soprattutto in questo periodo che adesso noi viviamo particolarmente difficile per tutti, con queste guerre che... volevamo portare qualcosa di bello, unire due popoli, ascoltare questa musica di Azerbaijan, ma anche unire, perché davvero questa lingua unica per tutti. E abbiamo capito questo ancora ieri sera, perché è stato bellissimo concerto, e mi fa piacere che, per esempio, a dicembre noi abbiamo fatto questo concerto in Germania, scusa. E lì anche c'erano tanti azeri. Ecco. Però qui è stato più interessante, perché erano solo italiani. Solo italiani che hanno quindi imparato qualcosa. Avete fatto una serata anche di educazione, no? Di divulgazione della vostra cultura. Allora io direi questo, adesso noi ci fermiamo un attimino, andiamo in pubblicità. Nel frattempo ci organizziamo per sentire proprio anche il tar, questo strumento tipico azero, che appunto suonerà qui nei nostri studi. Quindi un attimo di pausa, poca musica ancora, qualche informazione e poi di nuovo qui in diretta su Cristian Radio a Good Morning Milano. Sono le 7:25 minuti, 331 78 53 555. Grazie anche per i WhatsApp che sono arrivati, ma adesso poi li leggiamo tutti con calma e andiamo avanti adesso con Elton John, Nikita. E Clara con Diamanti Grezzi, 7:35 minuti, Crystal Radio, 331 78 53 555. Leggo adesso un WhatsApp appena arrivato da Alberto, dice: buongiorno Fabio e buongiorno ai cristallini in ascolto, buona settimana a tutti, ancora sotto la pioggia, sì, questa settimana è così, e venerdì, oltre alla festa della donna, ci sarà però lo sciopero del trasporto pubblico, come sempre ormai, poi ne parleremo magari nei giorni prossimi, di questa cosa di unire questa giornata così importante come quella della festa della donna e della ricorrenza appunto della giornata della donna con uno sciopero del trasporto pubblico che invece rende tutto molto più complicato. Vabbè, ma questa mattina diamo invece spazio alla musica, siamo qui ancora insieme ai nostri ospiti direttamente dall'Azerbaigian, sono venuti proprio qui a raccontarci la loro musica e anzi è arrivato in studio anche lo strumento di cui parlavamo poco fa, il tar, giusto Cinara? Tar sì, si chiama, no? Ok. Questo. Allora, lo descrivo per chi ci sta ascoltando in radio, è una sorta di chitarra, però molto più sottile nel manico. Quante corde ha? 4, quante corde ha? 3 corde? Una marena di corde. Quante corde ha? 11. 11 corde, sotto a una sorta di cassa che è acustica, molto, molto interessante. Beh, uno strumento molto particolare che ha un suono particolare, ma soprattutto che il maestro sa suonare molto molto bene e che porta in giro per il mondo. Allora chi siamo noi per non chiedere al maestro se può farci sentire qualcosa di questo tar? Cioè, in questo momento ci trasportiamo, no? Quasi sulle sponde lì del mare, così, siamo così, a Baku in questo momento, siamo lì e sentiamo il tar suonare. Come suona questo tar? Prego maestro, se vuole farci sentire qualcosa, noi siamo qui in ascolto, sentiamo
Wow! Ed ecco qua quella famosa musica senza confini. Abbiamo visto, sì, no, come subito si è andato a, sì, a inserire. Sì. Grazie, grazie maestro, italiano. Grazie. Infatti diceva, prego, prego maestro, se vuole dire qualcosa. Yes, yes, it was first Azerbaijan national mugam called Bayat Shiraz. Ok, la prima parte di musica tradizionale azera, giusto? Prima quella che lui, okay, ha esibito era un muham, una musica azera nazionale, okay, che si chiama Bayat Shiraz. Ok, che significa? Bayat Shiraz? Bayat Shiraz. Bayat Shiraz, ok, mi parlo un po' di azero anch'io. Il nome di Muham. È del nome di Muham, ok. Mm. E poi dopo abbiamo fatto un pezzo nostro, appunto. E questo ci fa capire come con uno strumento tipico di un paese lontanissimo dal nostro, però si può comunque poi mettere insieme le varie culture. Certo. Voi però avete anche suonato, cantato, no? Sì, Sabina, sì, ha suonato il piano. Cosa ha suonato Sabina al piano Sabina ieri? Sabina ha suonato i brani di compositori di Azerbaijan, okay, come solista, ha fatto da solo i brani di Karakarayev. Sabina, cosa ne fai le misse? Ne compositori di Azerbaijan, Tofik Kuliyev, Karakarayev, ma anche abbiamo fatto lì, ovviamente accompagnato a me, a Sahib, di suonare arie di opera, per esempio ovviamente arie di Santuzza ho cantato, ecco, con chiaro. Sabina, sì, quindi Sabina è stata orchestra ieri per durante tutto il concerto. Sabina è una grandissima maestra di pianoforte, suona il piano da sempre e immagino comunque insomma ci sia anche un po' di affezione, cioè, verso la musica comunque nostra, appunto la lirica, così. Com'è suonare per una musicista azera anche questa musica, appunto, che insomma non ha confini da una parte e dall'altra, no? La musica italiana, mm-hmm, però fin laggiù, fino a, da quanti anni è che studia questa musica, da quanti anni è che la suona anche? Bisogna immaginare, no, dell'Azerbaigian, fin da in fondo, diremmo, quasi in un certo senso, si arriva poi a suonare la nostra musica. Come? Beethoven, Mozart, hemen o İtalyan opera, Rossini, Monti, onlar benim için yani heç bir düz de Azerbaycan o içerimden gelen bir musikidir ama o bütün musiklerde hevesle çalıyorum. Ovviamente essendo pianista che ha studiato a Baku in Azerbaijan, ovviamente essendo essere azera, lei quando suona i brani di compositori azeri, ovviamente sente più tranquilla perché questo è tutto più vicino, ovviamente. Però lei ha studiato in conservatoria in Azerbaijan e quindi noi sempre abbiamo in programma da studiare tutti i compositori, tutto, wow, del famosi compositori del mondo e prima di tutto compositori italiani, perché la musica un po' di nasce orgoglio qua. Un po' di orgoglio italiano c'è, dai. Quindi, ma io senti Ginevra, so che insomma sono le 7:40 del mattino, è prestissimo, sì, però io piacerebbe sentire anche te cantare qualcosa, magari accompagnata dal maestro, non so, cioè so che vi sto chiedendo un'improvvisazione, una jam session, mm-hmm, qui dal jazz alla musica azera alla musica italiana, così vediamo cosa può venire fuori. Io ve lo chiedo, così proviamo, si può fare qualcosa, sì. Can you try to play something for Shinara and she can sing on tar music? Yine gözünü bulut aldı yar. Ah niye gelmedin? Harda kaldın? Yine gözünü bulut aldı yar. Ah niye gelmedin? Arda kaldın. Gözümü yolda koyup bir yuvanan yar vermedin. Gözümü yolda koyup bir yuvanan yar. Bakıram yağışa, gelirem o başa, gelirem bu başa. Bakırsan yağışa, belki de başını atırsan balışa. Gülüm barda kaldı, başta aldı. Gözümü yolda koyup bir yuvanın yak dedim.
gözümü yolda koyup bir yudanam ya. Faccio io l'applauso, signori. Wow. Questa canzone si chiama Teisgel, quindi vieni presto. Vieni presto. Infatti, sono le 7:40 del mattino. Più presto di così non si può fare. Grazie anche agli messaggi che stanno arrivando. Musica bellissima. Scrivono appunto al 331-7853-555. In questo momento, appunto, arrivano i nostri WhatsApp. I nostri ascoltatori stanno apprezzando. Vedi, ecco, il fatto di aver portato qui questa musica. Sono contento anche di, appunto, di vedervi proprio molto ben affiatati. Quindi, immagino ieri che bel concerto sia venuto fuori. Mi spiace per Sabina che non può suonare il pianoforte, perché la vedevo, sì, che voleva, stava anche cantando. Ho visto che si era subito presa, cioè, avrebbe voluto. Sabina, vuoi cantare? Puoi provare a cantare anche tu? Non so, dimmi. No. Poi ho visto che poi la sapeva, quindi. Voglio dire che questa iniziativa, queste idee di creare questo nostro trio era ovviamente di Sabina, perché lei è nata questa idea nella sua testa, diciamo. Ah, così, brava, sì. Sabina, complimenti. Potevo stare ti sasdale del project. Ovviamente poi abbiamo iniziato a lavorare come fare vivere questo tutto, e sono molto contenta che proprio qui a Milano, in centro dove nasce tutto riguardo a musica, la città che amo, quindi noi alla fine abbiamo fatto questo lavoro. E io vi ringrazio davvero tanto anche di essere venuti qui a raccontarlo. Grazie ancora ad Angelo Mantovani per questa occasione, siamo proprio davvero contenti di avervi qui. Io spero di avervi di nuovo qui. So che adesso c'è un aereo che dovete prendere, sì. Si torna già in Azerbaigian. Chi è che torna a casa? Sahib torna? Dove va di bello? Dove va? Sono preoccupato in realtà perché tra poco, proprio tra un'ora, aereo. Allora andiamo, digli che però non è problema, perché sta andando in contromano col traffico. Cioè, il traffico di sotto viene da Malpensa a Milano, invece da Milano a Malpensa c'è meno traffico, quindi siamo più tranquilli stamattina. Siamo più fortunati stamattina, sì. Però vi lascio andare davvero. Grazie mille di essere qui con noi. Complimenti ancora ai maestri, a tutti i maestri, e a Cinara Maestra, cioè a tutti i maestri che abbiamo qui seduti con noi al tavolo. Grazie mille davvero. Seguiamo comunque, appunto, sui social si può seguire sia Cinara sia il clavicembalo verde, insomma, no? Vai, prego. Concludiamo con un pezzo di una canzone bellissima che abbiamo fatto alla fine del nostro concerto ieri. Allora io vi saluto, vi dico grazie e chiudete voi col pezzo, va bene? Facciamo così. Adesso si mettono, ce l'ha spoilerato, non so se avete sentito, se sentito cosa vogliono fare, ma facciamo finta di non aver sentito. Addosso con il gatto più dispette, come non può. Addol poco cocci ma si fuie la sa sta. E non te corra preso, non te struie, solo guarda. Funicula, coppa yamaya, funicula, funicula. Yame, coppa yamaya, yame, coppa yamaya, funicula, 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 funicula.